Capitolo 21. E quando furono vicini a Gerusalemme e furono giunti a Beffage presso al monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nella borgata che è dirimpetto a voi, e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e menatemeli. E se alcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Or questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: dite alla figliuola di Sion, ecco, il tuo re viene a te mansueto e montato sopra un'asina e un asinello puledro d'asina. E i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Menarono l'asina e il puledro, vi posero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via e altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. E le turbe che precedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figliuolo di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa e si diceva: chi è costui? E le turbe dicevano: questi è Gesù, il profeta che è da Nazareth di Galilea. E Gesù entrò nel tempio e cacciò fuori tutti quelli che quivi vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi, e disse loro: egli è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di orazione, ma voi ne avete fatta una spelonca di ladroni. Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi ed egli li sanò. Ma i capi sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte e i fanciulli che gridavano nel tempio Osanna al figliuolo di Davide, ne furono indignati e gli dissero: odi tu quello che dicono costoro? E Gesù disse loro: sì, non avete mai letto dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode? E lasciateli, se ne andò fuori della città a Betania, dove albergò. E la mattina, tornando in città, ebbe fame. E vedendo un fico sulla strada, gli si accostò, ma non vi trovò altro che delle foglie. E gli disse: mai più in eterno non nasca frutto da te. E subito il fico si seccò. E i discepoli, veduto ciò, si meravigliarono, dicendo: come sei in un attimo seccato il fico? E Gesù rispondendo disse loro: io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. E tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete. E quando fu venuto nel tempio, i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui mentre egli insegnava e gli dissero: con quale autorità fai tu queste cose? E chi t'ha data codesta autorità? E Gesù rispondendo disse loro: anch'io vi domanderò una cosa, e se voi mi risponderete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, donde veniva? Dal cielo o dagli uomini? Ed essi ragionavano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché dunque non gli credeste? E se diciamo dagli uomini, temiamo la moltitudine, perché tutti tengono Giovanni per profeta. Risposero dunque a Gesù dicendo: non lo sappiamo. E anch'egli disse loro: e neppure io vi dirò con quale autorità io fo queste cose. Ora, che vi pare egli? Un uomo aveva due figliuoli. Accostatosi al primo disse: figliuolo, va oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispondendo disse: vado, signore.
ma non vi andò. E accostatosi al secondo gli disse lo stesso, ma egli rispondendo disse, non voglio, ma poi pentitosi vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero, l'ultimo. E Gesù a loro, io vi dico in verità, i pubblicani e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto, e voi che avete veduto questo neppure poi vi siete pentiti per credere a lui. Udite un'altra parabola. Vi era un padrone di casa il quale piantò una vigna e le fece attorno una siepe e vi scavò un luogo da spremere l'uva e vi edificò una torre. Poi l'allogò a dei lavoratori e se n'andò in viaggio. Ora quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servitori dai lavoratori per ricevere i frutti della vigna. Ma i lavoratori, presi i servitori, uno ne batterono, uno ne uccisero e un altro ne lapidarono. Da capo mandò degli altri servitori in maggior numero dei primi e coloro li trattarono nello stesso modo. Finalmente mandò loro il suo figliuolo dicendo, avranno rispetto al mio figliuolo. Ma i lavoratori, veduto il figlio, dissero fra di loro, costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. E presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando dunque sarà venuto il padrone della vigna, che farà egli a quei lavoratori? Essi gli risposero, li farà perire malamente, codesti scellerati, e allogherà la vigna ad altri lavoratori, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Gesù disse loro, non avete mai letto nelle scritture, la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta pietra angolare, ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri? Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che ne faccia i frutti. E chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed ella stritolerà colui sul quale cadrà. E i capi sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, si avvidero che parlava di loro, e cercavano di pigliarlo, ma temettero le turbe che lo ritenevano per profeta. Capitolo 22. E Gesù prese di nuovo a parlare loro in parabole, dicendo, il regno dei cieli è simile ad un re il quale fece le nozze del suo figliuolo, e mandò i suoi servitori a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò degli altri servitori dicendo, dite agli invitati, ecco io ho preparato il mio pranzo, e i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono chi al suo campo, chi al suo traffico. Gli altri poi, presi i suoi servitori, li oltraggiarono e li uccisero. Allora il re s'adirò e mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e ad ardere la loro città. Quindi disse ai suoi servitori, «Le nozze sì, sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete». E quei servitori, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu ripiena di commensali. Ora il re, entrato per vedere quelli che erano a tavola, notò quivi un uomo che non vestiva l'abito di nozze, e gli disse, «Amico, come sei entrato qua senza avere un abito da nozze?» E colui ebbe la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori, «Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti, poiché molti sono chiamati,
ma pochi eletti. Allora i farisei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, noi sappiamo che sei verace e insegni la via di Dio secondo la verità e non ti curi di alcuno perché non guardi all'apparenza delle persone. Dici dunque, che te ne pare? Egli lecito pagare il tributo a Cesare o no?» Ma Gesù, conosciuta la loro malizia, disse: «Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli porsero un denaro. Ed egli domandò loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora egli disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio». Ed essi, udito ciò, si meravigliarono e, lasciatolo, se ne andarono. In quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non v'è resurrezione, e gli domandarono: «Maestro, Mosè ha detto: se uno muore senza figliuoli, il fratello suo sposi la moglie di lui e susciti progenie al suo fratello. Ora v'erano fra di noi 7 fratelli, e il primo, ammogliatosi, morì, e non avendo prole, lasciò sua moglie al suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al 7º. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla resurrezione, dunque, di quale dei 7 sarà ella moglie, poiché tutti l'hanno avuta?» Ma Gesù, rispondendo, disse loro: «Voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio, perché alla risurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete voi letto quello che vi fu insegnato da Dio quando disse: io sono l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco, l'Iddio di Giacobbe? Egli non è l'Iddio dei morti, ma dei viventi». E le turbe, udite queste cose, stupivano della sua dottrina. Ora i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si radunarono insieme, e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: «Maestro, qual è nella legge il grande comandamento?» E Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile ad esso, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Ora, essendo i farisei radunati, Gesù li interrogò dicendo: «Che vi pare egli del Cristo? Di chi è egli figliuolo?» Essi gli risposero: «Di Davide». Ed egli a loro: «Come dunque Davide, parlando per lo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi? Se dunque Davide lo chiama Signore, come egli suo figliuolo?» E nessuno poteva replicargli parola, e da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. Capitolo 23. Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: «Gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno. Difatti legano dei pesi gravi e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito.
Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti allargano le loro filatterie ed allungano le frange dei mantelli ed amano i primi posti nei conviti e i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze e di essere chiamati dalla gente maestro. Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore fra voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, poiché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate per apparenza lunghe orazioni, perciò riceverete maggiore condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito, e fatto che sia, lo rendete figliuolo della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non è nulla, ma se giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Tolti e ciechi, poiché qual è maggiore, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra. E chi giura per il Tempio, giura per esso e per colui che lo abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del cumino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudizio e la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Guide cieche che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro son pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro son pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia. Così anche voi, di fuori apparite giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti e dite: se fossimo stati ai dì dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti, talché voi testimoniate contro voi stessi che siete figliuoli di coloro che uccisero i profeti. E voi colmate pure la misura dei vostri padri, serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Perciò, ecco, io vi mando dei profeti e dei savi e degli scribi, di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città affinché venga su voi tutto il sangue giusto
sparso sulla terra dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figliuolo di Barachia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutte queste cose verranno su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più finché diciate: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Capitolo 24. E come Gesù usciva dal tempio e se n'andava, i suoi discepoli li s'accostarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma egli rispose loro: le vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata. E stando egli seduto sul monte degli Olivi, i discepoli li s'accostarono in disparte, dicendo: dicci, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? E Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessuno vi seduca, perché molti verranno sotto il mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Ora voi udirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Poiché si leverà nazione contro nazione e regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi getteranno in tribolazione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome. E allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda. E molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Quando dunque avrete veduta l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, legge pongavi mente, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti. Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Ora guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande afflizione, tale che non v'è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a cagione degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora, se alcuno vi dice: il Cristo eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno gran segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono: eccolo è nel deserto, non v'andate. Eccolo è nelle stanze interne, non lo credete, perché come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figliuolo dell'uomo. Dovunque sarà il carname, quivi si raduneranno le aquile. E subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figliuolo dell'uomo,
ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliuolo dell'uomo venire sulle nuvole dal cielo con grande potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con grande suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. Ora imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quant'è a quel giorno ed a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliuolo, ma il Padre solo. E come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e s'andava a marito, sino al giorno che Noè entrò nell'arca e di nulla si avvide la gente, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in qual giorno il vostro Signore sia per venire. Ma sappiate questo, che se il padron di casa sapesse a qual vigilia il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe forzare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figliuolo dell'uomo verrà. Quale mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto a suo tempo? Beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un malvagio servitore che dica in cuor suo: «Il mio padrone tarda a venire», e comincia a battere i suoi conservi ed a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Capitolo 25. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. Ora 5 di esse erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Ora, tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, usciteli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero: «No, che talora non basti per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini, dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispondendo disse: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Poiché avverrà come di un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni, e all'uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1.
a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Parimenti quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò e, fatta una buca in terra, vi nascose il denaro del suo padrone. Ora, dopo molto tempo, ecco il padrone di quei servitori a fare i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: «Signore, tu m'affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». E il suo padrone gli disse: «Va bene, buono e fedel servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Poi, presentatosi anche quello dei 2 talenti, disse: «Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». Il suo padrone gli disse: «Va bene, buono e fedel servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Poi, accostatosi anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo, disse: «Signore, io sapevo che tu sei uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ebbi paura, e andai a nascondere il tuo talento sottoterra, eccoti il tuo». E il suo padrone, rispondendogli, disse: «Servo malvagio ed infingardo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri, e al mio ritorno avrei ritirato il mio con interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servitore disutile gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Ora, quando il figliuolo dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo seco tutti gli angeli, allora sederà sul trono della sua gloria, e tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: «Venite voi, i benedetti del Padre mio, eredate il regno che v'è stato preparato sino dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e m'accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando mai ti abbiamo veduto aver fame e ti abbiamo dato da mangiare, o avere sete e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo veduto forestiere e ti abbiamo accolto, o ignudo e ti abbiamo rivestito? Quando mai ti abbiamo veduto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti?» E il re, rispondendo, dirà loro: «In verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». Allora dirà anche a coloro della sinistra: «Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiere e non m'accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo ed in prigione e non mi visitaste». Allora anche questi gli risponderanno dicendo: «Signore, quando t'abbiamo veduto avere fame o sete o essere forestiere o ignudo o infermo o in prigione e non t'abbiamo assistito?» Allora risponderà loro dicendo: «In verità vi dico
che in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. E questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Capitolo 26. Ed avvenne che quando Gesù ebbe finiti tutti questi ragionamenti, disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua, e il figliuol dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso». Allora i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si radunarono nella corte del sommo sacerdote detto Caiafa e deliberarono nel loro consiglio di pigliare Gesù con inganno e di farlo morire, ma dicevano: «Non durante la festa, perché non accada tumulto nel popolo». Ora, essendo Gesù in Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di grande prezzo e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli furono indignati e dissero: «A che questa perdita? Perché quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e il denaro darlo ai poveri». Ma Gesù, accortosene, disse loro: «Perché date noia a questa donna? Ella ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma a me non mi avete sempre, poiché costei, versando quest'olio sul mio corpo, l'ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». Allora uno dei 12, detto Giuda Iscariot, andò dai capi sacerdoti e disse loro: «Che mi volete dare? Io ve lo consegnerò». Ed essi gli contarono 30 sicli d'argento, e da quell'ora cercava il momento opportuno di tradirlo. Ora il primo giorno degli azimi i discepoli si accostarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la Pasqua?» Ed egli disse: «Andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te coi miei discepoli». E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. E quando fu sera si mise a tavola coi 12 discepoli, e mentre mangiavano disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, grandemente attristati, cominciarono a dirgli ad uno: «Sono io quello, Signore?» Ma egli rispondendo disse: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figliolo dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figliolo dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per codest'uomo se non fosse mai nato». E Giuda, che lo tradiva, prese a dire: «Sono io quello, maestro?» E Gesù a lui: «Lo hai detto». Ora, mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo ruppe e, dandolo ai suoi discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi, preso un calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». E dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore della greggia saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea». Ma Pietro rispondendo gli disse: «Quand'anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me». Gesù gli disse:
In verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro a lui: quand'anche mi convenisse morire con te, non però ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Allora Gesù venne con loro in un podere detto Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là ed abbia orato. E presi con sé Pietro e i 2 figliuoli di Zebedeo, cominciò ad essere contristato ed angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. E andato un poco innanzi, si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne ai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me 1 ora sola. Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Bene lo spirito pronto, ma la carne è debole. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano aggravati. E lasciateli, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi venne ai discepoli e disse loro: dormite pure ormai e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta e il figliuolo dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. E mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una grande turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli anziani del popolo. Ora colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: quello che bacerò è lui, pigliatelo. E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse: ti saluto, maestro. E gli dette un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: amico, a fare che sei tu qui? Allora, accostatisi, gli misero le mani addosso e lo presero. Ed ecco, uno di coloro che erano con lui, stesa la mano alla spada, la sfoderò, e percosso il servitore del sommo sacerdote, gli spiccò l'orecchio. Allora Gesù gli disse: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periscono per la spada. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni d'angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? In quel punto Gesù disse alle turbe: voi siete usciti con spade e bastoni come contro ad un ladrone per pigliarmi. Ogni giorno sedevo nel tempio ad insegnare e voi non m'avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli, lasciatolo, se ne fuggirono. Ora quelli che avevano preso Gesù lo menarono a Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano radunati gli scribi e gli anziani. E Pietro lo seguiva da lontano, finché giunsero alla corte del sommo sacerdote, ed entrato dentro si pose a sedere con le guardie per vedere la fine. Ora i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro a Gesù per farlo morire, e non ne trovavano alcuna, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti 2 che dissero: costui ha detto: io posso disfare il tempio di Dio e riedificarlo in 3 giorni. E il sommo sacerdote, levatosi in piedi, gli disse:
non rispondi tu nulla? Che testimoniano costoro contro a te? Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse: Ti scongiuro per l'Iddio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio. Gesù gli rispose: Tu l'hai detto. Anzi, vi dico che da ora innanzi vedrete il figliuolo dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole dal cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: Egli ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo più di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia. Che ve ne pare? Ed essi rispondendo dissero: È reo di morte. Allora disputarono in viso e gli diedero dei pugni, ed altri lo schiaffeggiarono dicendo: O Cristo profeta, indovinaci chi t'ha percosso? Pietro intanto stava seduto fuori nella corte, e una serva gli s'accostò dicendo: Anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: Non so quello che tu dica. E come fu uscito fuori nell'antiporto, un'altra lo vide e disse a coloro che erano quivi: Anche costui era con Gesù Nazareno. Ed egli da capo lo negò giurando: Non conosco quell'uomo. Di lì a poco gli astanti accostatisi dissero a Pietro: Per certo tu pure sei di quelli, perché anche la tua parlata ti dà a conoscere. Allora egli cominciò ad imprecare ed a giurare: Non conosco quell'uomo. E in quell'istante il gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto: Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori pianse amaramente. Capitolo 27. Poi, venuta la mattina, tutti i capi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro a Gesù per farlo morire. E legatolo, lo menarono via e lo consegnarono a Pilato il governatore. Allora Giuda, che l'aveva tradito vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi sacerdoti e agli anziani, dicendo: Ho peccato tradendo il sangue innocente. Ma essi dissero: Che ci importa? Pensaci tu. Ed egli, lanciati i sicli nel tempio, s'allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i capi sacerdoti, presi quei sicli, dissero: Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue. E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio da servir di sepoltura ai forestieri. Perciò quel campo fino al dì d'oggi è stato chiamato campo di sangue. Allora s'adempì quel che fu detto dal profeta Geremia, e presero i 30 sicli d'argento, prezzo di colui che era stato messo a prezzo dai figliuoli di Israele, e li dettero per il campo del vasaio, come me l'aveva ordinato il Signore. Ora Gesù comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: Sei tu il re dei Giudei? E Gesù gli disse: Sì, lo sono. E accusato dai capi sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: Non odi tu quante cose testimoniano contro di te? Ma egli non gli rispose neppure una parola, talché il governatore se ne meravigliava grandemente. Ora, ogni festa di Pasqua, il governatore soleva liberare alla folla un carcerato, qualunque ella volesse. Avevano allora un carcerato famigerato, di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto il Cristo? Poiché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia.
Ora, mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: «Non avere nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno a cagione di lui». Ma i capi sacerdoti e gli anziani persuasero le turbe a chiedere Barabba e far perire Gesù. E il governatore prese a dire loro: «Quale dei due volete che vi liberi?» E quelli risposero: «Barabba». E Pilato a loro: «Che farò dunque di Gesù detto il Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». Ma pure, riprese egli, «che male ha fatto?» Ma quelli vieppiù gridavano: «Sia crocifisso». E Pilato, vedendo che non riusciva a nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della moltitudine, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi». E tutto il popolo rispondendo disse: «Il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figliuoli». Allora egli liberò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore, tratto Gesù nel pretorio, radunarono intorno a lui tutta la coorte e, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo e una canna nella mano destra. E inginocchiatisi dinanzi a lui lo beffavano dicendo: «Salve, re dei Giudei!» E sputatogli addosso presero la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo menarono via per crocifiggerlo. Ora nell'uscire trovarono un cireneo chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E venuti ad un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli dettero a bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti tirando a sorte, e postisi a sedere gli facevano quivi la guardia. E al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: «Questo è Gesù, il re dei Giudei». Allora furono con lui crocifissi due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. E coloro che passavano di lì lo ingiuriavano, scotendo il capo e dicendo: «Tu che disfai il tempio e in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso, se tu sei figliuolo di Dio, e scendi giù di croce». Similmente i capi sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Da che è il re di Israele, scenda ora giù di croce e noi crederemo in lui. Se confidato in Dio, lo liberi ora, se egli lo gradisce, perché ha detto: son figliuolo di Dio». E nello stesso modo lo vituperavano anche i ladroni crocifissi con lui. Ora, dall'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce: «Eli, Eli, lama sabachthani», cioè: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Ma alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna, e inzuppatala d'aceto e postala in cima ad una canna, gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo». E Gesù, avendo di nuovo gridato con grande voce, rendé lo spirito. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, e la terra tremò, e le rocce si schiantarono, e le tombe s'aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella santa città ed apparvero a molti.
e il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, temettero grandemente dicendo: «Veramente costui era figliuolo di Dio». Ora quivi erano molte donne che guardavano da lontano, le quali avevano seguitato Gesù dalla Galilea per assisterlo, tra le quali erano Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e di José e la madre dei figlioli di Zebedeo. Poi, fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anch'egli discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato. E Giuseppe, preso il corpo, lo involse in un pannolino netto e lo pose nella propria tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia. E dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Ora Maria Maddalena e l'altra Maria erano quivi, sedute di rimpetto al sepolcro. E l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: "Dopo tre giorni risusciterò". Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, che talora i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo: "È resuscitato dai morti". Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro: "Avete una guardia, andate, assicuratevi come credete". Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Capitolo 28. Ora, nella notte del sabato, quando già albeggiava, il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco, si fece un grande terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è resuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli: "Egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea. Quivi lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto". E quelle andatesene prestamente dal sepolcro, con spavento ed allegrezza grande, corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quand'ecco Gesù si fece loro incontro dicendo: "Vi saluto". Ed esse, accostatesi, gli strinsero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: "Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno". Ora, mentre quelle andavano, ecco alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, dettero una forte somma di denaro ai soldati dicendo: "Dite così: i suoi discepoli vennero di notte e lo rubarono mentre dormivamo. E se mai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi metteremo fuori di pena". Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute. E quel dire è stato divulgato fra i giudei fino al dì d'oggi.
Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo lo adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: «Ogni potestà m'è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vo comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente».